SDSA, due acronimi che soprattutto negli ultimi anni hanno messo in discussione il modo di fare scuola e i metodi di insegnamento italiani. Dietro queste sigle si nascondono necessità individuali che non possono essere ignorate e a cui l'intero mondo scolastico sta cercando anno dopo anno di dare delle risposte concrete. In Italia gli SA hanno un'incidenza sulla popolazione scolastica compresa tra il 3 e il 5% della popolazione. Il MUR garantisce il diritto allo studio e attraverso molteplici iniziative che hanno in comune la realizzazione di percorsi didattici personalizzati per fornire agli allievi BES e DSA strumenti compensativi ad hoc per poter aiutare gli stessi ad apprendere al meglio. Però nell'ottica di superare la discriminante tradizionale tra gli alunni con disabilità e alunni senza disabilità, e visto che il contesto è sempre più variegato, il mondo della scuola sta cambiando e quindi bisogna agire appieno considerando proprio la complessità delle classi italiane. Quindi oggi autorevoli relatori si sono confrontati su ciò che è possibile fare per potenziare e migliorare anche la qualità della formazione e il benessere relazionale in classe. A fine convegno abbiamo celebrato anche la cerimonia del giuramento dei neoiscritti, che è ormai diventata consuetudine nell'ordine della Regione Puglia e a cui ha partecipato anche il presidente nazionale, il dottor Fulvio Giardina. Ed è un modo per sancire l'inizio di una nuova fase, perché non si è ancora psicologi dopo aver completato un percorso accademico, ma lo si diventa nel momento in cui ci si iscrive all'ordine di appartenenza e quindi da quel momento inizia il vero e proprio impegno per la propria professione.